L'amicizia non si vanta in giro, l'amicizia non si vede, si sente. E non diventerai amico perché vuoi essere, ma lo sarai se non te ne frega niente. L'amicizia non nasce solo perché abbiamo parlato due volte. E anche se ci conosciamo da una vita, dai, non siamo amici necessariamente. L'amicizia dice tutto in faccia e non ha paura di far male per fare bene. Ma se è una cosa vera, anche se c'è un interesse, non muore. Io non so che cos'è l'amicizia, ma so cosa non è l'amicizia. E l'amicizia non è come il tempo, perché quella vera non passa mai. Ha un amico che è furbo e scorretto, preferisco un nemico ma onesto, perché un nemico almeno mi può insegnare che non devo essere come lui. E allora è chiaro che due sono amici veri fino a quando non se ne rendono conto. Quando cominciano a pretendere il rispetto reciproco, stanno toccando il fondo. E allora parlami di cose che non mi hai detto mai e dimmi veramente chi sei. Ti riconoscerò se ti conoscerò e tu mi riconoscerai se mi conoscerai. Io non so che cos'è l'amicizia, ma so cosa non è l'amicizia. E l'amicizia non è rispettarsi, perché rispettarsi non si parla mai. Ma quando sbagli un amico ti apprezza e le tue convinzioni le accetta, perché accettarsi è il verbo migliore, è il più importante mattone per costruire l'amore. Che può aiutarmi a capire che si può sempre guarire, che si può sempre parlare per costruire l'amore. Mentre rispettarsi non si parla mai, ma quando sbagli un amico ti apprezza e le tue convinzioni le accetta, perché accettarsi è il verbo migliore, è il più importante mattone. Perché fare l'amico non è proprio uguale a essere amico. E ora scegli cos'è l'amicizia.